Siamo qui con Fiorellino nel finale di partita, Angry Orange contro Bella Napoli, un risultato di 2-1 per voi, diciamo una... No, siamo 2-2, insomma. Aspettami un secondo, ora controlliamo subito. Sì, 2-2 il pareggio, scusami, hai ragione. No, no, hai ragione. Un 2-2 che vi sta un po' stretto, secondo me, una squadra avversaria abbordabile, voi state giocando un po' maluccio. La squadra avversaria, perché è abbordabile? Ogni partita storia a sé, rispetto per gli avversari. Loro sono molto più ragazzini di noi ed è tanta roba. Corrono e stanno giocando anche loro bene. Sì, loro giocano bene soprattutto sulla velocità, però voi a livello di forza fisica secondo me siete superiori. Sicuramente, ma anche palla a terra possiamo essere superiori, non solo a questa squadra ma ad altre squadre. Il calcio è fatto di tante componenti. Vediamo cosa succede nel secondo tempo. Bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con giocatori. De Pertis! Avversari superiori fisicamente, voi state correndo veramente tanto, ce la state mettendo veramente tutta col cuore, state pareggiando questa partita. Hai detto bene, sì, ci stiamo mettendo tutta quanta. Proviamo a fare questi tre punti contro una squadra che forse non è di quelle le prime candidate a passare il girone. Insomma, passano le prime sette, possiamo farcela a vincere questa e mettere in cassa la vittoria. Bocca al lupo per il secondo tempo. Ora siete vista, seconda partita, ciao, bacio ragazzi. Siamo qui nel finale di partita che deve affrontarsi Bella Napoli contro Angry Orange, partita finita 6-4 per quest'ultima. Siamo qui con i miei migliori in campo, MVP, migliore della partita, Rinaldi, a quale consegniamo la medaglia di MVP, e Pellegrino, difensore centrale del Bella Napoli, migliore dei suoi. Pellegrino, è stata una partita dura da parte tua, hai dovuto affrontare un colosso, un quadriamolo abbastanza alto, abbastanza come robusto. Rinaldi, però te la sei cavata veramente molto bene, non me l'aspettavo, complimenti. Una partita bella da vedere, equilibrata soprattutto nel primo tempo, secondo tempo che vi ha visto calare un poco e è arrivata la sconfitta. Sì, diciamo che il primo tempo ce la siamo giocata fino alla fine, perché sotto meno, più o meno loro avevano fisico, noi avevamo velocità e ci equilibravamo. Poi ci siamo calati il secondo tempo, soprattutto qui a centrocampo abbiamo abbassato i toni, loro facevano più possesso palla e non abbiamo potuto fare niente, anche se qua varie cose ho potuto fare sono andate in porta facilmente, perché potevo chiudere solo io qui e non potevo fare più niente. Infatti difesa che nel secondo tempo con i terzini molto alti, infatti loro attaccavano in tre, spesso sì, difendavate in due, vi siete trovati un po' questo equilibrio falsato. Sì. Senti, secondo te cosa manca a questa squadra? Vedo che ci sono delle buone individualità, però manca ancora qualcosina. È vero, è vero. Qui manca, diciamo, la formazione della squadra, perché dobbiamo un po' carburare insieme un po' delle partite così da capirci un po' di più e tirare un po' di più. Perché diciamo che sotto sotto abbiamo fatto una bella partita, solo che al primo tempo abbiamo tirato un po' di meno quello che potevamo tirare. Senti, e chi vogliamo salutare? Vogliamo salutare qualcuno? Diciamo, e salutiamo tutti. Saluto tutta la Bella Napoli e ringrazio che sto qui con questo torneo, che è veramente un bel torneo. Va benissimo, grazie mille e bocca al lupo per la prossima partita. Andiamo ora da Rinaldi. Complimenti a lui, il migliore in campo. Rinaldi, una splendida partita da parte tua, non sembrava, ma Pellegrino ti ha dato del filo da torcere. Hai giocato una buona partita lì davanti, Angry Orange però che ha fatto fatica a carburare, un primo tempo partenza sprint, poi calanti e poi nuovamente avete dato quello sprint in più che vi ha permesso di vincere. Sì, è vero, la domanda è finita. Abbiamo giocato bene all'inizio, abbiamo fatto girare la palla bene. Poi sul 2-0 siamo vistosamente calati, sono un po' fuori loro, però tutto sommato penso sia stata una gara controllata, per cui penso vada bene così. Penso che gli Angry Orange, secondo il mio parere, possono dare ancora di più, perché individualmente e fisicamente. Siamo nuovamente qui con Rinaldi, a quale ho posto la domanda, te la ripeto. Secondo me Angry Orange potevano dare di più, squadra con buone individualità e anche fisicamente dotata. Però anche per voi secondo me manca qualcosina.
Secondo me non abbiamo mai giocato con le stesse persone, non c'è mai stata una continuità di formazione, per cui secondo me è questo fondamentalmente quello che manca alla squadra. Abbiamo sì perso due partite, però tutto sommato ce le siamo giocate, per cui io resto soddisfatto delle prestazioni, sia di quella di stasera che delle altre. Ho visto un fiorellino più pimpante questa sera, giocato abbastanza bene rispetto all'ultimo incontro disputato da voi. Sì, forse gli serviva qualcuno vicino che gli toccasse palla, perché è un po' statico e quindi ha bisogno di palle al piede. Va benissimo, senta, a chi vuole dedicare la medaglia? A tutta la squadra, perché per me è loro. Va benissimo, in bocca al lupo per la prossima. Ciao, grazie. Ciao. Complimenti. Ciao, grazie.